Stefano De Martino e Gilda, una foto crea confusione, Verissimo chiarisce. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sono lasciati per davvero. Verissimo chiarisce la situazione. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sono lasciati oppure no? Da settimane i gossip parlano di una rottura, ma una foto pubblicata dalla stilista campana ha confuso i fan. La giovane si è infatti mostrata su Instagram mentre la mano di un uomo le tira il vestito. Una mano piena di tatuaggi, proprio come quella del ballerino di Amici. In molti hanno dunque ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due, ma Verissimo ha chiarito la faccenda. Come fanno sapere gli autori del programma di Silvia Toffanin nella rubrica finale Giri di Valzer, quella mano non appartiene all'ex marito di Belen Rodriguez bensì ad un caro amico di Gilda. Oggi Stefano e Lambrosio non stanno più insieme, superata la passione dell'estate i due hanno deciso di non continuare la loro storia d'amore. Come puntualizza il format Mediaset, De Martino è ora concentrato solo ed esclusivamente sul figlio Santiago. Ma pure sul lavoro che continua a regalargli grandi soddisfazioni. Tornato nella nuova edizione di Amici, Stefano è ora pronto per una nuova esperienza, quella di inviato all'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Un annuncio ufficiale ancora manca, ma pare che la decisione sia ormai presa. L'ex fidanzato di Emma Marrone è stato preferito al collega Daniele Bossari, al momento rinchiuso nella casa del Grande Fratello VIP. Stefano De Martino e Belen, nessun ritorno di fiamma. Archiviata la storia con Gilda Ambrosio, Stefano non si è ributtato tra le braccia di Belen Rodriguez come molti auspicavano. Certo, i due sono ancora vicini per il bene del piccolo Santiago che ha ormai 4 anni, ma almeno per il momento non c'è nulla di più. Anche perché l'Argentina continua ad essere vicina al pilota Andrea Iannone. Negli ultimi mesi la showgirl di Tusi Cuevales e lo sportivo hanno attraversato una crisi non facile e per schiacciarla via si sono concessi un weekend romantico sul lago di Garda.